Guardate un po' che belle scatole che ho qua da decorare. Le decorerò con questi stickers qua che io ho fatto vedere anche nell'ultimo video. E praticamente vi racconto un po' la storia di queste scatole, che sono bellissime. Guardate che carine che sono. Sono proprio fatte bene. Allora, queste scatole qua le ho raccattate, nel senso che ieri sera sono andata giù a buttare il cartone e c'è stato un negozio che praticamente rifornisce parrucchieri, estetisti, insomma. E in genere io cerco sempre di prendere i cartoni che mi lasciano fuori, magari qualcuno chiuso, e me lo tengo in cantina perché mi servono per buttare la carta. All'interno di un cartone che ho preso ho trovato queste scatole bellissime. Ho detto no, loro le hanno buttate. Ho detto no, io me le porto su, sono troppo belle. Infatti Walter fa: cosa fai, la raccattatrice di patumiera? Ma no, sono belle, sono nuove, c'hanno anche la calamitina, sono proprio carine. E me ne ho prese tre, hanno questa scritta qua che sarà sicuramente una marca di qualche loro prodotto. E niente, ho pensato di decorarle con questi stickers. Poi guardate anche i colori, cioè ci siamo proprio. E insomma, quindi le ho prese volentieri perché sono proprio carine. C'è questo verde Tiffany che è bellissimo. Thank you.
chiamato in questa scatola un po' di magliettine di Christian che sta mettendo via man mano e le terrò da parte per Riccardo e comunque alla fine passa un po' di tempo perché hanno comunque quei 3 anni e mezzo di differenza e però le cose comunque carine, le cose più decenti, le cose che comunque non sono rovinate gliele passo tranquillamente, le cose usurate le butto addirittura via, basta. Quindi adesso me ne conservo, via anche questa, perché altrimenti non ci stiamo più. La mia bacchechina delle Yankee Candle è quasi piena, ne manca una perché poi non ce ne stanno più. Ho preso tutte queste con la colorazione bianco, rosa, lilla che mi piaceva tantissimo tenere qua in camera. Mi piace tantissimo, tra l'altro anche le profumazioni di queste Yankee Candle sono le più, quelle che mi piacciono di più. E vabbè, queste ovviamente non le uso perché mi rimangono comunque come decorazioni, mi piacciono tantissimo, sono troppo carine.
Cristian a pianoforte, mi sono fermata alle Senuche, ho preso un po' di cose e finalmente forse riusciamo a finire questo album dell'era glaciale. Non so se anche voi state lottando queste figurine tra la lavicella degli Avengers e questa, una rottura di scatole, ragazze. Adesso sistemo un po' la spesina. Mi sono fermata anche da cinese, ho preso questi pennarelli indelebili che devo continuare a fargli il tappeto a pista per loro, che vogliono che gli faccia altri due quadrotti. E poi ho preso anche questa carta adesiva bianca che mi serve per ricoprire un tavolino. E questa cosa qua gliela farò fare a Walter perché sono imbranatissima e faccio fare un casino di voli, non sono capace proprio, zero, lasciamo perdere, sono negata. Anche questo shampoo per i bambini, l'ultra dolce alla mela verde kiwi, l'altro lato ho preso l'altro, l'albicocca, vedo che non è male assolutamente. E poi ho preso anche il Neutromed, questo qua, Sensual Oil, l'avevo già preso, mi era piaciuto moltissimo, quindi l'ho ripreso un'altra volta. Sono le 6:30 quasi e sto aspettando che Walter torni con Christian. Sono andata a lavarmi la macchina perché era abbastanza, non sporchissima, però un po' da stirare. È data la bella giornata, come vedete, insomma, ancora adesso è bello. Poi gli ho detto di lavarmi la macchina e niente, dovrebbero tornare adesso. Ragazze, questo grillo mi sta perseguitando. È da due giorni che gira il mio balcone. Più mi fanno schifo gli insetti e più mi ritrovo vicino a casa. Se mi entro in casa muoio, giuro. Fa troppo schifo. Ma ragazzi, io veramente mi fa troppo senso. Ma se entro in casa? Lo metto nel piatto. Che schifo. Bello che io sono qua, ma non sono vicina, sto zoomando, Non pensate che sono vicina, perché mi cago addosso? Sono lontana. Che schifo, lo sto osservando da lontano. Tutta la famiglia a guardare il grillo. Tutti interessati a questa cosa, specialmente i miei figli, che sono qua che sono curiosi come due scimmie. Dai, andiamo dentro che fa freddo. Dai, lasciatelo fare mentre in casa. Sì, sì. Vai via, cura, fai camera! Vai via! Vai via! Non ci pensi neanche, no! Piccolini, siete morti! Scappate, scappate!